Ciao a tutti, nuovo video. Questo sarà un video creazioni. Voglio mostrarvi infatti alcune delle creazioni che ho realizzato in questo periodo. Appunto, alcune ve le mostrerò nel video, di altre invece metterò la foto alla fine del video. Si tratta di creazioni realizzate con diverse tecniche, dall'assemblaggio al wire, alla tessitura di perline. E parto proprio dalle creazioni che ho realizzato con l'assemblaggio. Si tratta di questa parure che ho realizzato con questa catena a maglia abbastanza larga, color rame. Questa filigrana, come vedete, eccola qui, appunto come intermezzo, come distanziatore tra le varie pietre. E poi il bracciale che ho realizzato semplicemente assemblando tre pietre diverse. Non so di che tipo di pietra si tratti, mi ricorda un po' il marmo, non so se si vede bene dalla videocamera. Comunque ha delle striature molto belle che vanno dal rosso al marrone, al grigio, al beige, eccetera. E quindi per la collana invece ho utilizzato 5 pietre, 3 da un lato, eccole qui, e 2 dall'altro. Ho deciso appunto di creare questa collana un po' asimmetrica perché io le preferisco a quelle molto regolari. Poi vi mostro qualche creazione in wire. Questa è una piccola prova che ho fatto nei giorni scorsi, stavo appunto cercando di realizzare una luna, forse una settimana, 2 settimane fa, sì, 2 settimane fa, e insomma questa è una delle prove che ne è uscita fuori. Non è che mi piaccia proprio tantissimo. Però comunque ho deciso di non disfarlo, anche perché poi il filo lo dovrei buttare. E magari può piacere comunque a qualcuno, oppure magari posso decidere di modificarlo in qualche modo. Quindi questa è una prova che ho realizzato e qui ci sono appunto dei mezzi cristalli e 3 pietre di agata viola. Mentre poi vi mostrerò la versione definitiva della luna alla fine del video con una fotografia. Sempre per quanto riguarda creazioni wire, ho creato questi orecchini qui. È una tipologia di orecchini che ho già creato in passato con la piattina d'alluminio color rame e devo dire che comunque l'effetto è carino. Io non li porterei perché non è la mia tipologia di orecchini preferita, però comunque ci sono persone a cui piacciono. Poi ho applicato alla base queste goccioline verdi in mezzo cristallo e ho fatto delle piccole decorazioni con del filo di alluminio appunto da 1 mm. Altri orecchini più o meno realizzati con la stessa tipologia sono questi. Queste spirali ce le avevo realizzate da un bel po' di tempo, infatti sto cercando di utilizzare i componenti che ho creato nel corso del tempo. E avevo appunto creato queste spirali, ho deciso di montarle ad orecchini. Qui invece ho applicato una goccia in mezzo cristallo nera e qui invece ho applicato delle monachelle che ho realizzato io. Un'altra creazione che ho realizzato è questa qui, che è una chiave di violino alla quale ho applicato questo mezzo cristallo da 12, penso 12 mm. Poi ho battuto tutta la chiave di violino, ma prestando particolarmente attenzione appunto alla curva che è più appiattita rispetto al resto della lavorazione. Mi piacciono tantissimo queste chiavi di violino e penso che comunque ne creerò anche altre in altre colorazioni e spero anche di poter prendere i colori per i metalli per creare qualcosa di unico e particolare. Un'altra tipologia di orecchini che ho realizzato è questa qui, che appunto consiste in una spirale centrale, in una goccia incollata al centro della spirale e in queste perline da 6 mm che circondano il perimetro della spirale stessa. Poi ho applicato dei perni sempre color rame.
anche questi erano degli elementi che avevo realizzato un bel po' di tempo fa e ho deciso di utilizzarli per fare appunto questi orecchini. Ultima tipologia di orecchini in wire che voglio mostrarvi è questa qui, che sono appunto delle gocce che avevo già realizzato da un po' di tempo e all'interno delle quali ho inserito queste gocce in madreperla tinta. Poi ho fatto queste decorazioni con un filo di alluminio da un millimetro e ho applicato semplicemente una monachella. Anche questi sono molto vistosi. Come vedete sono abbastanza grandi, però insomma ci sono delle persone a cui piacciono, quindi ho deciso di realizzarli. La forma della goccia è una delle mie preferite, infatti cerco sempre di realizzare degli orecchini con queste forme perché trovo che siano veramente carini. Ora passo a mostrarvi alcune creazioni in perline che ho realizzato sia oggi sia nei giorni scorsi. Questi qui sono tre braccialetti freschi freschi di giornata, e 3 giorni fa ho trovato un tutorial che ho postato anche sulla pagina Facebook gestita da me e Luigi Crazy Donkey Creations, che vi linko nel box informazioni. E appunto ho trovato questo tutorial molto carino e ho deciso di condividerlo su questa pagina. Visto che si trattava di una lavorazione veramente molto semplice e di grande effetto, ho deciso di provare. E quindi il primo campione che ho realizzato è stato questo qui, che è appunto un campione realizzato con delle twin nemmeno troppo regolari, devo essere onesta. E sono riuscita a creare questo tubolare con le twin. E questo è il primo braccialetto che ho realizzato. Poi ho provato anche a realizzarne uno con quest'altra colorazione di twin che mi aveva inviato Graziana come omaggio in un ordine. E qui ho utilizzato il filo Miyuki, mentre nell'altro avevo utilizzato il Fireline. Ed è anche per questo che si vede un po' il filo all'interno della lavorazione, ma credo si possa realizzare tranquillamente anche con del filo di nylon, perché è una lavorazione veramente semplice che non comporta alcun tipo di problemi. Quindi le prossime prove che farò le farò sicuramente con il filo di nylon. In questo modo appunto il filo non sarà visibile e sarà anche più carino da vedere esteticamente. E poi invece questo qui era il campione che avevo realizzato un po' di tempo fa di spirale crochet e ho deciso di montarlo allo stesso modo facendo appunto questo braccialetto con dei cipollotti e sempre degli spezzoni di caucciù. Secondo me sono dei bracciali molto carini, ho un'idea veloce e fanno anche il loro effetto, secondo me. Passo a mostrarvi le due creazioni più impegnative, diciamo, degli ultimi tempi e si tratta appunto di questo bracciale qui che è il Purple Embrace, per il nome ringrazio Sabrina che me l'ha suggerito. E questo bracciale è nato praticamente da tantissime prove che ho fatto con cipollotti, con rivoli e rocaille. E nulla, è un bracciale un po' particolare, mi piace sicuramente non è molto usuale e ho deciso appunto di abbinare questi due colori che secondo me stanno molto bene insieme. E infine vi mostro il mio ultimo capriccio, che è questo qui, realizzato con filo Fireline a doppio e con mezzi cristalli. Le perline sono sempre le aluminium della Toco e come chiusura ho applicato questa chiusura qui che mi piaceva molto. Ho in mente di realizzarne ancora altri, di cui uno sicuramente nelle tonalità bronzo e
turchese, petrolio, blu, insomma, per il capriccio non c'è niente da fare, è sempre un bracciale bellissimo e secondo me va benissimo, sia è bellissimo realizzato in tutte le colorazioni. Quindi questo è tutto, queste sono le mie creazioni dell'ultimo periodo, come vi ho anticipato appunto vi lascio le foto delle creazioni che non ho qui con me alla fine del video, spero che questo video vi sia piaciuto, continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Quindi, una volta che ho tirato il filo, poi non ci resta che prendere altre due perline, rientrare nella 11.0 centrale, tirare il filo, prendere altre due 15.0 e rientrare nelle tre perline di base.